Dove va il Partito Democratico per le prossime elezioni? C'è un'apertura a questo punto a Sala, ma si faranno le primarie e quali saranno i candidati del PD a questo punto? Da marzo dell'anno di quest'anno, da quando Giuliano Pisapia ha deciso di non ricandidarsi, il PD di Milano ha tracciato una rotta che ha sempre mantenuto molto chiara. Primarie aperte, dove chiunque può, volendo candidarsi, può raccogliere le firme, può concorrere per diventare il candidato sindaco del centrosinistra. Il candidato sindaco non lo scelgono i salotti, non lo scelgono le consorterie, non lo scelgono le segreterie, lo scelgono le milanesi e i milanesi. Quindi l'incontro di ieri tra Giuliano Pisapia e Matteo Renzi non fa altro che confermare una rotta che abbiamo sempre tracciato. Quindi la strada è quella, è una strada aperta, volta alla partecipazione. Ecco, posso chiederle se vi ha dato fastidio, o se ha dato fastidio a qualcuno all'interno del PD, il fatto che Renzi a un certo punto sia uscito con la dichiarazione secondo la quale non c'erano candidati del centro-sinistra a Milano, quando tutti sapevano che c'era Fiano e Maiorino? No, io lo ripeto da tempo, nel senso che ritengo che Maiorino, Fiano e gli altri, Roberto Caputo, Iannetta, eccetera, eccetera, sono per disponibilità di candidature, ma che poi devono misurarsi con la raccolta delle firme. Siccome serviranno 2000, tra le 2000 e le 2500 firme di cittadini milanesi, insomma, è un'operazione non da poco, e quindi è giusto che siano disponibilità di candidature, non candidati. I candidati ci saranno quando partirà la raccolta firme, ci saranno le primarie. A chiudere, Sel però ha detto: se il PD candida Sala, noi andremo ventre a terra contro la candidatura di Sala, e questo ha irritato il Premier. Ma noi siamo l'unico partito che crede evidentemente nelle primarie. Le primarie sono uno strumento importante se tutti rispettano le regole e rispettano chi vince. Non si possono fare né esami del sangue né rilasciare patenti di partecipazione. Sono le cittadini di Milano e i cittadini di Milano che decidono chi farà il candidato sindaco, non la segreteria di SEL, altrimenti non si potrebbero fare le primarie. Io spero che sia una loro posizione che rientrerà, anche perché hanno firmato il regolamento, il documento che dice che si sosterrà chi vince. Quindi sono convinto che rientreranno da questa posizione.